Facciamo il punto della situazione anche con il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, che è in collegamento video con noi perché ci sono, come vi abbiamo già raccontato, importanti novità. Innanzitutto l'ordinanza, a proposito dei divieti di spostamento in occasione della Pasqua, ma sostanzialmente si ribadiscono quelle che sono, delle regole già stabilite da DPCM ordinanze sia regionali che sindacali, ma soprattutto c'è l'ordinanza che rende obbligatorie le mascherine nel comune di Ischia. Buonasera sindaco, iniziamo su questa doppia ordinanza. Sì, buonasera a tutti gli spettatori di Nuvola TV. Tarda mattinata abbiamo pubblicato due ordinanze, la numero 45 e la numero 46, che come rappresentavi statuiscono l'introduzione dell'obbligo dell'uso della mascherina o di altro presidio finalizzato ad abbattere la possibilità di ulteriori contagi. Quando si esce, si abbandona la propria residenza per motivazioni non procrastinabili o si entra in un esercizio commerciale. E poi abbiamo rinvigorito le sanzioni per coloro che eventualmente nel periodo di Pasqua, per quei cittadini, i nostri concittadini che hanno seconde case sul nostro territorio, per spingerli a non venire. Non è un'azione che in qualche maniera obbedisce a rigurgiti diciamo, di razzismo che comunque vuole tenere o discriminatori, ma è una misura che è stata adottata dalle amministrazioni dell'isola di Ischia a tutela della salute pubblica sia dei cittadini residenti sia di coloro che eventualmente decidevano di venire sulla nostra isola. Quindi abbiamo coniato questa operazione di porti sicuri, dove anche le forze dell'ordine saranno maggiormente impegnate a presidiare i porti di arrivo in maniera tale da far reimbarcare coloro che non rispetteranno il dispositivo che abbiamo statuito questa mattina. A proposito delle mascherine obbligatorie, chiaramente voi le avete consegnate al netto di, insomma, qualche mancanza che state cercando di colmare laddove o sono state rubate o magari per altri motivi non sono state consegnate. Sarà concesso, data la difficoltà spesso nel reperirle le mascherine, anche nella questione riutilizzo, non sappiamo quanto possibile o per quanto possibile delle mascherine, anche di altri strumenti. E soprattutto ci saranno delle sanzioni per chi non rispetta quest'obbligo? Sì, allora chiaramente sono previste delle sanzioni e vi è anche la possibilità di poter utilizzare altri strumenti che possono essere dei tessuti che vengono diciamo, sovrapposti alle labbra, al naso per evitare la propagazione del virus o comunque di assumere il virus. Le mascherine possono essere riutilizzate, esistono dei tutorial che ci dimostrano come eventualmente riutilizzare altre volte le stesse mascherine che però mano a mano si stanno sempre più rinvenendo in commercio e quindi è giusto che chi ha la possibilità, noi cercheremo di completare la consegna in tutte le strade, in tutte le zone con i volontari stiamo continuando a lavorare, a reperire mascherine e a distribuirle sul territorio e spero che questa azione ci consenta di munire almeno con due mascherine o con una mascherina il nucleo familiare, visto che poi la regola vorrebbe che un solo componente del nucleo familiare deve uscire per fare la spesa o per quelli che possono essere degli adempimenti non rinviabili. La cosa importante, e lo ribadisco, che l'unica medicina certa che noi abbiamo contro la propagazione del coronavirus è quello di rimanere a casa. E quindi lo dobbiamo fare cercando di evitare scuse, cercando di evitare le polemiche. Mi rendo conto che la restrizione comincia a pesare tanto perché il tempo si sta allungando, però questa è l'unica strada che noi possiamo percorrere per vincere questa battaglia con il coronavirus.
Avremo modo di approfondire la cosa anche domani, sicuramente pure con lei, però oggi si è iniziato a casa Micciola, sono in arrivo anche i test rapidi acquistati dal comune di Ischia, Barano, Forio e Serrara. C'è stata la polemica anche con l'ASL dei ritardi che oggettivamente sono dimostrati. Ecco, in tal senso a che punto siamo con i test rapidi, che tipo di organizzazione ci sarà e soprattutto in che maniera saranno utilizzati, perché ad oggi c'è ancora una polemica sulla loro attendibilità, per così dire. Allora, da prima dobbiamo dire, come prima cosa, proprio ieri abbiamo pubblicato un manifesto in cui abbiamo chiesto a medici e a infermieri di dare la loro disponibilità nella somministrazione di questi test rapidi. I test rapidi ci consentiranno di anticipare il virus. È vero che esistono dei falsi negativi, però se ripetuti a distanza di 3-4 giorni, i falsi negativi possono essere eventualmente confermati o meno, per cui c'è bisogno di una prassi che stiamo affinando con chi, da un punto di vista scientifico, ha maggiori cognizioni rispetto a noi altri che abbiamo promosso questa iniziativa. Chiaramente, rispetto a queste polemiche che pure si stanno ascoltando sul web, io penso che con l'ASL, che in questo momento sta cercando di affrontare l'emergenza, è chiaramente un'emergenza che non era preventivabile, ci sono delle defaianze, noi dobbiamo cercare di affiancare l'ASL per venire incontro a quelle che sono le esigenze di tutela della salute delle nostre comunità, e ci stiamo muovendo in questa direzione. Quindi dobbiamo dire che a seguire cercheremo da prima di testare il personale sanitario, poi le forze dell'ordine, i vigili, i carabinieri, la polizia, che lavorano quotidianamente sul territorio. E poi, mano a mano, in relazione a quelle che saranno le segnalazioni dei medici curanti, tenderemo a andare a testare coloro che manifestano i sintomi e che in questa fase stanno attendendo molto tempo per essere tamponati e quindi per scoprire se risultano essere positivi o meno, in maniera tale da generare intorno una sorta di cortina salvagente che tende a circoscrivere le ipotesi di contagio. Queste sono le linee guida che seguiremo nel momento in cui avremo la disponibilità materiale dei test da una parte e avremo la disponibilità di personale, diciamo, scientificamente dotato per somministrare.